Oggi vi voglio parlare di due temi, della missione e della comunione, dell'universalità e dell'unità. Sono due dimensioni fondamentali nella vita di una comunità cristiana che come il cuore si stringe, si allarga, sistole, diastole, sistole, diastole, così, ecco, comunione, missione, comunione, missione, unità, universalità. E allora partiamo dalla missione. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Ecco, ci sono dei lupi. Ci sono dei lupi che portano via la gente da Cristo e dalla Chiesa. La cultura dominante spazza via tutto. E così chi viene più in Chiesa? Quasi nessuno. I giovani soprattutto vengono spazzati via, gli adulti. E come si dice, il lupo sembra più forte. Ci sono gli idoli di oggi, i soldi, il tempo libero, il weekend. Ma noi dobbiamo lottare. Non dobbiamo arrenderci. Non dobbiamo scappare come il mercenario. Ecco, dobbiamo offrire la vita, fare di tutto per essere missionari, per proporre Gesù Cristo a tutti. E allora non perdere i contatti, ad esempio, con nessun ragazzo, fare bene gli elenchi, chiamarli, andarli a trovare, ecco, far loro delle proposte e rifarle, rifarle. Ecco, questi animatori che giorno e notte pensano, pensano cosa posso fare per i miei ragazzi, ci pregano su e ne inventano una per colore. E poi vedere veramente di utilizzare le mie capacità per essere missionario. Ecco, sei bravo nello sport, nel tempo libero. Ecco, perché ti ha dato il Signore del tempo libero? Perché lo usi come scusa per far conoscere il suo amore. Ecco. Pensiamo quando facciamo i campi estivi, quando facciamo l'oratorio, i volontari che ci vengono ad aiutare, i cuochi, ecco, veramente che questo è anche essere missionari. E molti di questi hanno la passione di portare Gesù ai ragazzi, di fargli fare un'esperienza. Di magari fargli vivere una messa dove sono altri giovani, ne inventano una per colore, i nostri catechisti, i nostri animatori. Ecco, certamente c'è bisogno di mettercela tutta, perché qualche volta è la cultura che ci porta via i ragazzi, ma qualche volta siamo anche noi che non abbiamo veramente tentate tutte. Ecco, ci siamo arresi. Solo per il quinto fallimento ti arrendi e non so, ma devi andare avanti. Almeno ti arrenderai quando avrai fatto 100 fallimenti, ma neanche, vai sempre avanti. Ecco perché il seminatore semina, semina, semina. Sei simpatico, hai tante idee, organizza qualcosa per far conoscere il Vangelo. Perché deve essere inventato dai preti le cose? Eh? Perché devi aspettare che i preti siamo sempre di meno? Allora inventa tu qualcosa, non aspettare che i preti inventino. E devi avere un fuoco dentro, una passione, che tutti conoscono Gesù. Questa è ti darà una grande libertà questa passione. Non sapresti cosa fare? Magari non sai cosa fare, non sei sicuro di essere capace? Vieni a parlarne, di vorrei fare qualcosa, ma non so cosa. Capiremo insieme cosa si può fare. Ecco, che bello quando qualcuno ti viene a dire vorrei fare qualcosa per gli altri, vorrei fare qualcosa per evangelizzare. Sul lavoro sei stimato? Non nascondere il tuo essere cristiano. Fai capire che è lui che tu vuoi che sia glorificato, non tu. Ecco, senza fare troppi discorsi, ma quando è necessario parla anche. Non è che devi proprio né essere troppo invadente, ma neanche troppo zitto. Ecco, quando una barca sta affondando,
Tutti cercano di togliere acqua, di remare di più. Ecco, la Chiesa sta affondando, sta sparendo dall'Europa. Allora, tutti dobbiamo darci da fare, non tutti tranquilli come se non succedesse nulla. Siamo in una fortissima crisi, quindi fuori, fuori, fuori. Buttiamoci fuori a essere missionari. Ne conquisteremo uno, abbiamo dato veramente lo scopo alla nostra vita. Ecco, tutto sia occasione per evangelizzare, anche i funerali, il battesimo dei bambini, ecco, c'è bisogno di gente disponibile. Ecco, quante volte scopriamo, ecco, che se ci fosse stato un animatore in più, una coppia in più che magari si mettesse accanto all'altra coppia, un ministro straordinario in più, ecco, sarebbe stato un'occasione di evangelizzare. E non c'è stato, quindi c'è bisogno di gente che faccia tutto il possibile. Grazie, grazie. Cominciando dalla tua vita quotidiana. Ecco, questa è la missione. E Gesù, appunto, è pronto a dare la vita per arrivare a tutti, eccetera. Però, ecco, vuole arrivare alla comunione, all'unità. Ecco, Gesù ha il grande sogno, l'unità. Diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Ecco, allora questa altra dimensione, l'unità, la comunione, che è una delle due dimensioni fondamentali nella vita di una comunità. E che cos'è l'unità? Tutti godono della presenza dell'unità, tutti soffrono quando non c'è. Se siamo uniti, tutti saranno uniti. L'unità è contagiosa. Ecco, possiamo dire che la nostra unità è il primo modo per essere missionari, perché la gente viene attirata quando vede l'unità. Non temere di cedere tutto all'unità, amare senza misura, tanto da donare tutto, perdere il proprio giudizio quando mettiamo le etichette agli altri, via, via, specialmente nella comunità, ma con tutti, via. Perdere la propria volontà, ecco, mi impunto, devo fare per forza questo. No, no, è più bello che facciamo qualcosa insieme, anche se subito mi sembra meno imperfetto. E questo vale soprattutto per noi preti, perdere i propri desideri. Ecco, i desideri, desidero che siamo uniti soprattutto. Comunicare tutti i tesori, ecco, comunicare le cose belle, è un'idea, dilla. Anche i tesori spirituali, le belle esperienze che fai, il tuo rapporto con Dio, ecco, aiuta molto. Non diciamoci solo le cose da fare nella comunità, diciamoci anche quello che siamo, le esperienze belle. Se Gesù mi ha cambiato la vita, devo dirlo ai miei fratelli, perché hanno bisogno anche loro di sentire qualche volta una buona notizia. Non significa mettersi sul piedistallo perché sanno tutti che sei un peccatore, ecco, e ammettilo, e deve essere il primo a saperlo. È come morire veramente qualche volta all'unità, perché c'è sempre il nostro amor proprio, c'è sempre il volere aver ragione, ma è risorgere soprattutto, perché si dà la vita, si comincia una vita nuova, più bella, che poi una comunità dove c'è veramente questa unità, questa non giudicarsi. Ecco, uno arriva perché ogni tanto la gente arriva, si sente subito a casa, si sente attirato. E l'unità è presenza di Dio, è ineffabile come Dio, è pace, gioia, è amore, è ardore. L'unità innanzitutto, in tutto e dopo tutto. Poco contano le discussioni, le questioni anche più sante, i progetti, se non c'è l'unità. Ecco, possiamo fare tanti progetti missionari, ma se non c'è l'unità cadrà tutto. L'unità è una forza che trasforma tutto e tutti, perché è la presenza di Dio. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Quindi l'unità tra noi è luce, è una gioia contagiosa, è dinamicità, ma a volte si mette della polvere tra persona e persona. Ecco, nelle comunità può capitare questo. La luce lentamente si spegne. E noi come degli stupidi andiamo avanti a programmare mille cose, ma nulla va in porto. Perché Dio non è più con noi. Quando non c'è l'unità, Dio non è più con noi ad agire insieme a noi. Allora facciamo le cose solo con le nostre forze umane. Voglio vedere che cosa viene fuori. Che
Che cos'è questa polvere? È un pensiero, è un attaccamento a se stessi, è un attaccamento agli altri. Ecco, quando li voglio proprio gelosamente, solo per me, un amare se stesso. Per sé e non per Dio, un amare qualcun altro per sé e non per Dio, un non mettere più in comunione tutto ciò che ho dentro, un concentrarsi sulla propria volontà e non sulla volontà di Dio, un giudizio su qualcun altro. Ci ricordiamo che ha questo, quel difetto, questa, quella imperfezione. Vabbè, lo sapevamo, ma anche io ne ho. Ecco, spaziamo via tutto, perdiamo tutto. Veramente ricominciamo insieme a vederci con occhi nuovi e vedremo di nuovo i frutti. Allora, amici miei, ecco, saranno un solo gregge, un solo pastore, vivere questa profonda unità, questa profonda comunione nella libertà e il buon pastore dà la vita per le pecore. Ecco, amare tutti, andare verso tutti, la missione. Buon lavoro, la comunità cristiana. È una cosa meravigliosa, anche se piccola, ha una grandissima fecondità. C'è bisogno che siate autentici, che siamo veramente noi stessi fino in fondo, e non importa se siamo piccoli.